Nell'incontrare i cittadini e le cittadine della città di Torino, il tema principale che ci viene posto è il lavoro. Il lavoro che è il cuore della vita delle nostre famiglie, degli uomini e delle donne di una città come Torino, che è una realtà importante e che racchiude anche tutta l'area metropolitana. Il cuore, dicevo appunto, è il tema del lavoro. Non sappiamo bene quali saranno i dati che questo periodo pandemico ci restituirà. Quello che è sicuro è che ci troveremo di fronte a un numero importante di persone che non avranno più il proprio posto di lavoro e che hanno sofferto in modo significativo nella propria vita professionale durante questo periodo. Avevamo già dei dati che in qualche modo devono preoccuparci. Partivamo ad esempio da un tasso di disoccupazione giovanile che si attestava intorno al 26%. Ecco, credo che questo dato sia un dato che oggi sicuramente, nel momento in cui riusciremo a fotografarlo, sarà un dato ancora più significativo. Allora la domanda che i cittadini ci pongono è: come si può far sì che il lavoro torni ad essere al centro dell'attenzione nella vita di Torino e della città metropolitana? Ma intanto bisogna lavorare perché Torino diventa una città attrattiva e che quindi molte imprese scelgano questo territorio per poter investire, per poter insediare la propria attività. È di questi giorni, ad esempio, il tema dell'azienda che potrebbe realizzare microchip all'interno dell'area metropolitana. Allora, su questo occorre una sinergia con tutti gli enti territoriali che pongano l'istanza in modo forte, ma bisogna anche creare quegli elementi che rendono davvero questo territorio, la città di Torino, attrattiva, e per renderlo attrattiva ci vogliono situazioni tali per cui nel momento in cui decidi di investire a Torino trovi un, così, insomma, usiamo questo termine, ecosistema, cioè un sistema che accolga l'investitore, accolga le persone che vogliono portare lavoro. È evidente che il tema delle politiche attive sarà al centro del dibattito nei prossimi giorni, ma fare politiche attive, ovvero offrire alle persone la possibilità di qualificarsi, di riqualificarsi, di formarsi per entrare all'interno del mondo del lavoro, deve necessariamente trovare una sinergia con la possibilità di creare posti di lavoro. Anche la macchina pubblica può rappresentare un'opportunità di creazione di posti di lavoro. E quindi anche tutto il tema dei servizi, di tutte quelle realtà depauperate in questi anni, deve ritrovare la propria attenzione e deve ritornare ad essere il centro di cura delle persone, e nel momento in cui torniamo ad occuparci delle persone possiamo anche tornare ad occuparci dell'aspetto lavorativo. Allora ci attende un grande lavoro per Torino, quindi la creazione di opportunità di insediamento, quindi la possibilità di mettere insieme processi di innovazione, processi di ricerca, processi di utilizzo di aree dismesse, quindi di riqualificazione industriale di aree che nel frattempo non assumono più il valore, che non hanno più il valore che avevano un tempo all'interno della città di Torino industriale, sono gli elementi ai quali noi dobbiamo guardare. L'automotive è ancora un tema attrattivo, certo, lo deve essere. Sicuramente però dobbiamo tenere in considerazione le trasformazioni che questo settore ha avuto nell'arco degli anni. Dobbiamo guardare ad altri settori con i quali in questi anni si è iniziato a costruire un percorso. Penso al settore dell'aerospazio, penso al settore dell'ICT, penso ad esempio come un centro per l'intelligenza artificiale possa essere il fulcro, il nucleo all'interno del quale sviluppare tutta una serie di progettualità che ci permettano e ci proiettino in una dimensione di nuova occupazione. È evidente che anche il tema del turismo e della cultura sono due leve importanti intorno al quale lavorare per cercare di favorire una migliore integrazione dei due sistemi, e quindi possa essere rivolto loro un appello perché insieme si possano realizzare progetti, realtà che ci permettano di sviluppare nuova occupazione.